Contro la lettura, per una pedagogia del semianalfabetismo, questo è il libro col quale il professor Parigi ci invita a non leggere. Ci vuole spiegare perché? Certamente, professoressa, questo è un libro utopico perché ambisce ad un futuro in cui la lettura sia un'attività assolutamente abbandonata dal 99% della popolazione del nostro pianeta. Lei sa che nell'attuale gravissima congiuntura politica, economica e sociale e culturale del nostro paese, l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono persone che leggono, persone che si dedicano a questa attività non solo profondamente inutile, tendenzialmente asociale e dannosa per il fisico e per la psiche, ma anche un'attività che non porta nessun beneficio al PIL della nostra società. E inoltre, la lettura, oltre ad avere questi effetti negativi sulla psiche e sul fisico, è anche una forma gravissima di dipendenza e naturalmente tutti noi auspichiamo come, ideale della nostra vita l'indipendenza, non certo la dipendenza. Io personalmente sono stato per lunghissimi anni, dipendente da questo tipo di catena, anzi come viene definita in un capitolo del mio libro, da questo gufo sulla spalla. Quindi si può dire che quest'opera è un'opera profondamente autobiografica, un'opera scritta proprio per cercare di sfruttare le esperienze vissute sulla mia pelle e pagate a caro prezzo perché in futuro sempre meno persone debbano soffrire di questa gravissima disfunzione della psiche e della socialità. La scuola è una delle agenzie educative, come si dice, che più hanno fatto e più meritoriamente nel corso forse di tutta la storia, a partire dall'Unità d'Italia, per allontanare i giovani dalla lettura e bisogna ringraziare anche i governi che si sono succeduti nel dopoguerra per aver sottratto sempre più risorse economiche alla scuola in modo che i ragazzi da una parte potessero usufruire sempre meno di biblioteche scolastiche e d'altra parte potessero dedicarsi in maniera molto più proficua ad altre attività. E gli insegnanti sono una categoria sempre in prima linea in questa battaglia e hanno combattuto veramente gettando il cuore oltre l'ostacolo con grande sprezzo del pericolo e hanno ottenuto risultati che io veramente non mi perito di definire dei risultati miracolosi, considerando il rapporto fra le risorse messe in campo e i risultati ottenuti, perché i ragazzi veramente oggi quando escono dalla scuola quasi tutti detestano leggere e ci sono diverse tecniche che i miei colleghi mettono in pratica per ottenere questi risultati mirabolanti e quasi sempre irreversibili. Le tecniche più comuni, come lei saprà, sono quelle dell'autopsia, attraverso la quale si analizza un testo letterario nella maniera più distaccata e più analitica possibile, più profonda possibile, proprio per trasmettere questo messaggio che il testo letterario è qualcosa di morto e quindi banalizzato, ma è impossibile innamorarsene o provare emozioni per esso. Poi la tecnica dell'assegnazione della lettura come compito da fare a casa o durante le vacanze, che non solo rovina le vacanze, ma trasmette anche questo contenuto, e cioè che la lettura è qualcosa di secondario, di superfluo, perché altrimenti si farebbe in classe, e che va fatto proprio a tempo perso nel vero senso della parola. Quindi perdendo tempo invece di giocare alla PlayStation o magari di fare una passeggiata, guardare le vetrine, ecco. Il tempo si passa leggendo, ma è naturalmente un tempo sprecato. Poi, siccome per quanto riguarda l'educazione e la formazione degli adolescenti, la cosa più importante è sempre, come lei mi insegna, l'esempio. Gli insegnanti si guardano bene dal farsi vedere con dei libri sotto il braccio che non siano libri di scuola, libri che hanno un'utilità ben precisa, ma invece i libri inutili, libri superflui, libri dannosi, quelli di lettura, quelli legati, mi scusi il termine, al piacere della lettura, quelli gli insegnanti non li mostrano mai, anche se poi magari se ne scappano durante la ricreazione in cortile a leggiucchiare qualche pagina e poi vengono redarguiti dal capo d'istituto.